Si sta parlando sempre più frequentemente, signori, del nuovo reddito di cittadinanza e il governo Meloni va a sostituire questo reddito per come noi lo conosciamo e lo fa con tre misure differenti, che sono indicate da altre tante sigle che ci porteremo dietro per moltissimo tempo. E adesso si sta parlando molto del GIL, poi del PAL e GAL. Eh, dovremmo per forza di cose impararceli. Non si tratta di personaggi TV, signori, ma di garanzia per l'inclusione, che è quello di cui parleremo per la maggior parte delle volte, e poi prestazione di accompagnamento al lavoro e garanzia per l'attivazione lavorativa. Il governo Meloni non ha mai fatto mistero di disapprovare il reddito di cittadinanza, considerato inadatto. Il nuovo provvedimento ha come obiettivo il suo superamento e, pur parlando ancora di una bozza, l'impianto generale, che pare confermato, presenta svariate novità. A partire dal 1 gennaio 2024 entrerà in vigore il GIL, che sta per garanzia per l'inclusione. Con un costo di poco superiore a 5,3 miliardi di euro per lo Stato, riguarderà circa 709.000 famiglie, offrendo fino a 500 euro mensili, raggiungendo quindi un massimale di 6.000 euro in 12 mesi. Un supporto economico da poter integrare con 280 euro mensili legati al contributo affitto, che equivale a 3.360 euro annuali. I versamenti saranno effettuati ogni mese e per averne diritto, ricevendoli sulla carta di inclusione, il nucleo familiare in questione dovrà avere almeno uno dei seguenti componenti: un minore, un over 60, un soggetto affetto da disabilità o un invalido civile. Si mira a dei controlli ferrei, al fine di evitare truffe, e uno degli argini posti per rendere la vita più difficile a tali soggetti è la necessità di essere residente in Italia da almeno 5 anni. Con almeno gli ultimi due vissuti in maniera continuativa. Va da sé che tale forma d'aiuto non vada a finire nelle tasche di tutti i nuclei con minori, over 60, invalidi o disabili. È necessario che l'ISE non superi i 7.200 euro, l'eventuale patrimonio immobiliare, non prima casa, non superi i 30.000 euro, il reddito familiare non sia al di sopra dei 6.000 euro annui e il patrimonio mobiliare non vada oltre quota 10.000 euro. A ciò si aggiungono i seguenti divieti. Il soggetto non deve possedere navi, imbarcazioni da diporto, moto sopra i 250 cm3 e auto superiori a 1600 cm3. Il nuovo sostegno studiato dal governo Meloni avrà una durata di 18 mesi, per poi subire una pausa di 30 giorni e subire rinnovi annuali. È inoltre previsto che dal 2026 venga parametrato in base all'inflazione. Il fatto che uno dei componenti del nucleo trovi un lavoro dipendente non pone automaticamente fine al sostegno che resta valido fino a un massimo di 3.000 euro di stipendio. Se occupabile, il soggetto percettore sarà chiamato a prendere parte a un percorso di inclusione sociale presso i centri per l'impiego. Rifiutarsi senza un giustificato motivo comporta la decadenza del beneficio. Addio al GIL anche per chi rifiuta un'offerta di lavoro, che deve però rispettare determinati parametri. Durata superiore a 30 giorni, stipendio superiore al minimo salariale e, per i contratti a tempo parziale, deve essere di almeno il 60% del tempo pieno. Il governo Meloni ha introdotto dei benefici per i datori di lavoro con il nuovo reddito di cittadinanza, al fine di spronare il mercato del lavoro. Sgravio fiscale del 50% per un anno in caso di assunzioni a termine. Agevolazione contributiva pari al 100%, per la durata di 24 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato. Sguardo rivolto anche ai nuclei familiari in condizioni di povertà. Che non rientrano nei parametri indicati in precedenza. Pensiamo ad esempio a una donna di 55 anni con figlio 18enne o semplicemente a un single. Per loro è previsto uno specifico aiuto, GAL, ovvero garanzia per l'attivazione lavorativa. Un contributo pari a 350 euro mensili, ma è vietata la ricezione da parte di più di due soggetti dello stesso nucleo. Importante sottolineare come dei due, uno riceverà metà sussidio, 175 euro al mese. Ultimo aspetto da analizzare riguarda i beneficiari del reddito di cittadinanza che, alla scadenza dei sette mesi del sussidio previsti nel 2023, hanno sottoscritto un accordo di lavoro. Per loro c'è PAL. Prestazione di accompagnamento al lavoro. È possibile richiederla dal 1 settembre e ha un valore di 350 euro mensili. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, oh, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip, tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. E se volete potete trovarmi anche sul format di intrattenimento, basta cercare Gratta e Vinci con Max e lì ci divertiamo un po' con i famosi Gratta e Vinci. Tanto pago io, che mi frega. Detto questo, vi saluto, mi raccomando, vi aspetto al prossimo video. Ciao, un saluto da Max.